Bentornati a questo secondo appuntamento con pillole della cucina per tutti. Cosa andiamo a realizzare oggi? Una maionese velocissima fatta con il mini pimmer. Allora, vi vado ad elencare subito gli ingredienti. Abbiamo un uovo, 210 ml di olio di semi di arachidi, 15 ml di succo di limone e 4 g di sale. Vediamo subito come mettere gli ingredienti all'interno del bicchiere da mixer. Ho inserito gli ingredienti all'interno del bicchiere da mixer in quest'ordine. Partiamo con l'uovo, successivamente con l'olio, poi con il limone e successivamente con il sale. Ora vediamo come continuare. Ho immerso il mini pimmer nel bicchiere fino in fondo, fino a toccare l'uovo che rimane proprio sul fondo del bicchiere da mixer. Noi in questo momento cosa facciamo? Azioniamo il mini pimmer tenendolo fermo sugli ingredienti fino a quando il composto inizierà proprio a montare sui lati. Andiamo quindi a vedere. Bene ragazzi, come vedete la maionese è pronta, il mini pimmer ovviamente ci facilita questo lavoro perché non la fa impazzire e il risultato è proprio garantito al 100%. Io ora vado a prendere un portasalse dove mettere la maionese. Bene, siamo giunti al termine di questa preparazione, ovvero della maionese velocissima con il mini pimmer. L'abbiamo messa in un portasalse e come potete notare è ben ferma, pronta per essere utilizzata. Quindi da pillole della cucina per tutti, ci vediamo con la prossima videoricetta. Ciao ragazzi!